Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Dungeons 3. Anche se Continuiamo. Skartos era riuscito a fuggire, Lorda proseguì nella sua gloriosa marcia trionfale. Ora era giunto il momento di dare l'esempio. Un atto di malvagità particolarmente velenosa avrebbe ispirato le creature dell'Orda a scalare nuove vette. Così Lorda avanzò nel profondo dei ricchi possedimenti dell'Alleanza, alla caccia di una creatura la cui zuccherosa bontà e cordialità avrebbe fatto marcire le zanne di un orco, un unicorno. E continuiamo. Allora, in realtà ci dovrebbero essere solo più 4 missioni dell'Orda. Poi si dice la campagna dell'Orda, ci sono 3 missioni. 3 missioni dei demoni. E infine facciamo il DLC. Che sono i primi ragazzi in Italia a portare il DLC di Dungeons 2. Dove sono i primi in Italia? Questa è una cosa molto bella, sapete? Comunque. Come quando si parla, no? Però adesso noto sempre che ogni tanto mi si blocca la registrazione. E il gioco. Maledettato. Ci sta mettendo meno del previsto. E cioè bene. Ok, eccoci. Per quanto tazzi non volessi, voi non avete visto, ma c'è stato, definiamo così, un L'Orda era crash. cresciuta in maniera impressionante. Molti goblin e naga si erano uniti all'esercito del male guerrafondaio, che però non era ancora soddisfatto. Per svilupparlo ulteriormente, aveva bisogno di un atto particolarmente vile. In quelle terre viveva un'incantevole creatura fiavesca che sprizzava bontà da tutti i pori. La morte dell'unicorno avrebbe ispirato l'Orda a compiere gesta ancora più grandiose. Inoltre la sua testa avrebbe fatto un figurone appesa sopra al camino. Tuttavia questa creatura non solo era molto forte, ma possedeva anche un potere magico innato, in grado di placare anche l'orco più malvagio e trasformarlo in un suo alleato. Sarebbe servito un po' d'aiuto per impedire all'Orda di trasformarsi in un patetico manipolo di figli dei fiori. Ma lì sì che sarebbe stato un problema. Ah, lo vediamo perché com'è la struttura. Patapam per di qui. Naga, ho bisogno di naga. Ho due naghe, non ho per gli altri. Nel frattempo mi pensavo che altro. Il mio qui, eccolo, vai, il mio qui, eccolo. Ragazzi, io non sono oggetto, ma non vedo l'ora di cominciare la campagna dei demoni. Sì, vediamo dei cosi. E non morti col DLC. Perché è bellissimo. Sono non morti. Non neanche morti. O sono sì morti. Ah, qua ci vorrebbe lui i tamburi, pam pam pam. Di qui anche. Vediamo con questa strada del tesoro. Si dice che un Subito la tempo lì grafa. ci fosse un'antica caverna abitata dagli orchi. Forse il male definitivo vi avrebbe trovato delle risposte. Schiavo, schiavo. Ho molte cose in questo caso. Che di avere il nostro schiavo per dettagli. Bene, 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 come siamo? Perché ogni tanto mi vai a scatti il gioco? Andiamo da questo, quindi direi di fai da questo lato, dopo questo lato qui, la struttura. Ok,
pericolosi. Facciamo una stanza più o meno così. Ok. Anche ad allargare questa qui, perché uno ospedale più grande mai non mi fa. Mi viene un moccicolo in più. Vabbè. Okay. Sir, mi sono appena accorto di aver saltato un paragrafo. Scusa. Nelle vicinanze c'erano tre città dell'Alleanza, la cui fama era in forte ascesa. Tempo prima erano centri industriali con scambi commerciali ben regolati. Tuttavia, negli ultimi anni il settore bancario era cresciuto esponenzialmente, così ora tutti gli abitanti lavoravano in quel settore. Wow, bello. Quindi la Svizzera. Quelle città erano collegate da un sistema stradale ben difeso, chiamato familiarmente Wall Street. Ma è davvero importante saperlo? C'è. Ah, di qua abbiamo i ragni. I ragni si sono sparpagliati nel sottosuolo. Non volevo dire che arrivassero i ragni, però. Che due goblin. Cioè, sei due orchi. Almeno posso portare la magia. Posso fare questo, quindi facciamo prima questo. Non prendere il butto direttamente di così. Bene, bene, bene. Vamo. Qua però chiudiamo, facciamo prima. Guarda che bello mettono le pareti. Alcune creature si erano nascoste in una stanza segreta. Si sono unite al male definitivo. Oh, solo goblin troviamo. Cioè, non che mi lamenti, almeno mi sparo su di loro, però. Quindi facciamo. Abbiamo aggiunto il limite, perfetto. Siamo messi, no, ci serve più mana, ne abbiamo soltanto 90 di mana. Alcune creature si erano nascoste in una stanza segreta, si sono unite al mare. Questo è bello, e mi piace anche. Quindi, per non saper leggere e scrivere, dico, andate qui. E ora è un'intera orda, detto in modo molto italiano ovviamente, attaccherà lì. Troppe cose, troppi punti schiavi. Butti di essere un cose. Perfetto, perfettino. E qui questo va diventare un aiuti regali deposito. Raggiunsero una delle banche minacciate nella forma di un asino carico d'oro. Una frode finanziaria ben congegnata come quella attirava sempre non solo loschi banchieri, ma anche eroi in cerca di un posto in cui custodire i ricavi delle loro scorrerie. Dopodiché marciarono dritti verso il più vicino dungeon, che purtroppo apparteneva al male definitivo e che, come altri dungeon, si dimostrò una brutta gatta da pelare. Giorno di paga. Il male definitivo non avrebbe permesso ad altre spedizioni d'oro di raggiungere le banche in difficoltà, impedendo così l'apparizione di altri eroi. E invece lo faremo. Devo forza, quando ci vuole scovare un muro. Della gente avida, no. Osava rivendicare l'uso del sottosuolo del male vestito. Presto quei vili marrani avrebbero imparato in modo estremamente doloroso che il male non aveva alcun interesse a condividere ciò che era suo. Perché ovviamente, ragazzi, ciò che è mio e ciò che è vostro è sempre mio. Non è vero?
Una volta finché non arrivano, va bene. E no, si è già stacca, se mi vuole qualcosa. Forse me la trovare. Se trovassi diamanti, sarebbe il top. E come vi ho già detto, c'è il trucco. Costruisci una porta, ci butti una porta. Chi lo sa, fosse da quel lato? Nel dubbio. Nel dubbio. C'è un codesto passaggio qui. Ok, codesto passaggio non è neanche italiano, quindi ok. Io fietto che all'inizio abbiamo. Non mi ricordo così grande la mappa. Già tutto, nel frattempo iniziamo a prendere. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Ma non mi dire, certo, ci può cosa di qua. Ho mano oro. Non distruggetemi la porta, sto anche. Chi mi è morto? Hai perso un naga. No, non è in battaglia senza altri. Mamma mia. Questa è che tu succede. Sinceramente, gli obiettivi sono molto sparpagliati. Perché mi sembra c'è sempre uno solo che lavora. Togli. I mucciolosi dell'animale definitivo sfondarono un muro come avevano già fatto migliaia di volte. Tuttavia, quando quella parete crollò, rivelò una grande caverna abitata da molti ragni grassi e piuttosto sgradevoli. Quella piaga doveva essere fermata prima possibile, o quelle creature disgustose si sarebbero sparse rapidamente in tutto il sottosuolo. Vabbè, ma andiamo. L'ora di distruggerli. Qui si è alzato che si starà loro, eh. Diventa da mezzo morto, quindi tutti incantesimi offensivi che abbiamo ritirata. Non so, ritirata almeno una canzone, se non esterno questa qua ci sarà utile. Il male incredibile distrusse tutti i ragni con una facilità quasi disarmante e scoprì una risorsa con cui produrre calzari di cuoio economici. Scoprì anche un'altra via che conduceva in superficie e che sarebbe tornata molto utile in futuro. Qui. Utile ma non utilissimo. Ho solo una domanda, dove sono i miei diamanti? Che siamo qua su, da che parte qua su in alto. Che siamo presi qui. Se beh, effettivamente andare a posare loro qui non è la cosa migliore del mondo. Però lo spazio è questo. Allora, stanze, no. Inizia loro, ospedale, la capotto, no. Non so perché, ragazzi, comunque ci fosse qualcosa di buono da ricercare. Ok,
Sì, come lo siamo messi, 400, aumentiamo di poco, giusto per Un'altra banca 600. chiese l'aiuto del governo. Immediatamente una spedizione d'oro si incamminò lungo la Wall Street. Fulmini. Non abbiamo né oro né mana. Il che mi sembra abbastanza ovvio anche. Muro così e ci sono i nani, mi sa. Perfetto, il libro me lo noio. Ma non merita nessuno, ok. Sono tutti mocciosi a essere in una quantità d'oro, il che non è mai un male. Però è il momento di iniziare a combattere un pochettino. È giusto solo un po' di più cosa. Ecco, mi sono così veloce, non ce Giorno di l'abbiamo ancora qui. paga. No, non ce l'abbiamo ancora. Alcune creature si erano nascoste in una stanza segreta. Si sono unite al male definitivo. Ed è un naga. L'ultimo operaio era stato cacciato dalla miniera d'oro. Quell'area del sottosuolo era finalmente nelle mani del male definitivo. Beh, nella mano del terrore in realtà, visto che il male non aveva una gran voglia di andare in giro. Problemi ci sono, insomma. Abbiamo un esercito di cosi fanno robe per noi? Sì, non ci lamentiamo, siamo felici, gente. No. Perché noi siamo pensionati eletti. Una bella area esplorata di qui. Andiamo a reclutare. Santo, non voglio mandare all'esterno, sbagliato, chi se la mandare. Torno a curarti. Fate trasporto, abbiamo se abbiamo in mano. Voglio venire. Tieni che te. E anche tre goblin. Non sono goblin, ma sono troll. Facciamo uscire dal retro. Ah, ecco laggiù la banca, c'è la carovana d'oro. Il male temporeggiante non aveva ancora dato un'occhiata alla caverna degli orchi, perciò non aveva alcuna Andiamo, possibilità di andiamo. sconfiggere l'unicorno. Forse era finalmente giunto il momento di perlustrare quella caverna. Mamma mia. Tra l'altro ragazzi come sono due da uccidere. Tra l'altro adesso devo andare a fare la caverna il prima possibile perché troveremo qualcosa di veramente bello. Dove si tratta lo vedremo tra quanti dai che ci stanno iniziando le gambe. Ah, ci siamo conquistati da gratis nel territorio. Perfettissimo. La caverna si dovrebbe trovare qui. L'ingresso della vecchia caverna degli orchi si trovava in quell'area del mondo esterno.
Il male definitivo ordinò alle sue creature di entrarvi e di cercare qualcosa di utile con cui combattere l'unicorno. Come abbattere le porte? Le creature del male definitivo entrarono con trepidazione nella caverna degli orchi, chiamata anche DF9. A causa dell'avarizia dei suoi proprietari, il progetto di quell'ambizioso edificio non era mai stato portato a termine. È una citazione extra, ma non so che cosa. Tuttavia, ci doveva essere qualcosa di utile con cui sconfiggere l'unicorno. O almeno era quello che continuava a ripetere la guida strategica. Ho la netta sensazione che stia arrivando un esercito contro di noi. La porta di trovo. Ehi, tizi. Vamos! Ti dico già di andare qui perché sono sicuro 100% che distruggeranno una cosa. Non distruggete forziere. Qui. Ah, ed ecco che sono arrivati. A lui, costui. E a questo qua. Quello sto ricercando da dietro. Un orco emerse dallo scudo. Borbottò: bene, vediamo cosa sapete fare. E iniziò ad attaccare le creature del male definitivo. E ci morì anche. Dopo una dura battaglia, il misterioso orco era stato ucciso. Ma cos'era successo? Ma un momento! All'improvviso, il cadavere dell'orco iniziò a disintegrarsi. Al tempo stesso, si vide qualcosa muoversi vicino allo strano altare nella caverna dell'orco. Era il suo spirito, quello che fluttuava laggiù? Dopo qualche secondo, l'altare sembrò liberare l'orco. Era come se fosse ritornato dai morti. Ora si unì allegramente all'orda, ormai convinto di essere all'altezza nel combattimento. L'altare era davvero notevole. Forse il male definitivo sarebbe stato presto capace di costruirne uno nel suo dungeon, una volta data sufficiente ispirazione ai suoi mostri con un atto di malvagità. Il male affamato voleva mangiare del salame di cavallo. Era giunta l'ora di eliminare. Tu fai il salame con cavallo. Evita una guerra fratricida. Ogni frammento di anima ha il diritto di esistere. Di nuovo lui? Per tutti gli dei, non può andarsene da un'altra parte insieme alle sue chiacchiere pseudomistiche? Stiamo cercando di raccontare una storia. E quanto mi concentriamo molto adesso, stiamo cercando. Abbiamo già tutto, bisogna sbloccarsi, no. Il che, come sopra citato poc'anzi, questo è il mio più intellettuale, se no non lo siamo, perché io non lo sono. È giorno di paga. Allora, io andrei a fare veloce velocissima niente. E la quest. Offendo sempre il naga morto. Che si rialza come esorcista. Mia chiamato per milioni. Chiudiamo qui e inviamo il nostro esercito all'esterno di nuovo. Ricordate, inviare il vostro esercito all'esterno è sempre una cosa buona. Tranne se il vostro nemico vi sta attaccando, in questo caso. È buona ma non buonissima. E bensì, ma per questo scrivere. Ora c'è sole, ora c'è notte. Una felice c'è canzone nanica che celebrava le virtù dell'oro e che giava nei corridoi. Il male sordo ne avrebbe trovato la fonte grazie ai suoi devoti mocciolosi. Era necessaria un'azione rapida prima che quei piccoli furfanti abili iniziassero ad impossessarsi delle riserve. Altra ragazza, quello che sto vedendo qui, diciamo così, non scoprire anch'io.
Perché è mia prima run indietro, 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 orco tu, sì. All'improvviso, le creature del male abominevole caddero preda di un gran prurito e iniziarono a grattarsi dappertutto. Doveva essere a causa della bontà nauseante dell'unicorno che gli si sfregava contro. Forse siamo quasi tu, via. Un paio di colpi ancora e andiamo. Finalmente, i mostri assetati di sangue dell'orda uccisero quell'unicorno disgustosamente puccioso per conto del male imboscato. Ma Per è le imboscato. truppe, questo significava una sola cosa: salame di cavallo. Ma un attimo, non è tutto. Questo gesto malvagio aveva deliziato l'orda e l'aveva ispirata a compiere altre gesta malvagie. Il male Così definitivo. malvagio, Ora dai. poteva usare i suoi servi per ampliare la sala del trono. Questo gli avrebbe dato l'accesso a cose favolosamente diaboliche. Perché è favoloso. Il male Ho fatto definitivo una tornò citazione. subito alla sua sala del trono e la fece potenziare immediatamente. Bam. La nuova sala del trono del male odioso splendeva in tutta la sua magnificenza. Il male controllò subito le altre stanze, in particolare la caverna del fabbro, per vedere quali nuove cose le Vero. sue creature erano in grado di studiare. Migliori stanze no, ricerca stanze no. L'altare nella Poi vecchia grotta degli là, orchi perché era non è affascinante. definito Con la nuova e request. migliorata Red sala del 1000 trono di e un tantino di sforzo delle meningi, il male definitivo sarebbe senz'altro riuscito a costruirne uno nel suo dungeon. Lì sarebbe stato disponibile per tutte le sue creature. Cioè, perché fatto che il diavolo stiamo facendo il mocilo a mocicosi. Gli atti malvagi e scellerati perpetrati dal male definitivo fecero sentire le città minacciate, spingendole ad assoldare altre guardie per proteggersi. Il male divertito ridacchiò nel notarlo. Perfetto, bene, signori ragazzi, stiamo facendo bene il nostro lavoro. Anche se tecnicamente lo sto facendo io. E vedendo il fatto che uno dei miei personaggi è appena morto, uno dei miei tizi è appena morto, personaggi no, non vuol dire che stia facendo tutto bene. Quindi, ok. No, ragazzi, non hanno le stesse identiche texture degli altri, eh. Ah, città. Buone, care vecchie città. Di qui ora, ragazzi, possiamo distruggerle, perché prima non c'erano queste guardie. L'ultimo nano sussurrò il suo ultimo avido Oro prima di cadere a terra. Il E qua c'è sottosuolo un'altra e i strada. tesori del male accaparratore erano al Ma che sicuro cosa buffa. per il momento. Cosa, ragazzi, dato che non sapevo era che distruggendo quel coso ci dava la bellissima stanza, ma anche se non è una stanza ma dettagli, però andiamo a uccidere. No, che c'è? Buonanotte, eh. Insomma, qua c'hanno dei tizi, ce li ho uccisi. E quello che sto dicendo non aveva più minimamente senso in quella realtà è successo. Perché non stanno accogliendo i miei Immoci così. Ok, mettiamo quella che la mappa di giocare così grande. Di qui una stanza unica. Di qui c'è roba. Se c'è roba lì c'è un modo per andarci. A grandi linee il modo per andarci è questo. Umana. Partiamo le terze, ci occupiamo a spostare i cadaveri. Nel nostro bellissimo ospedale. Ah, che voglio sbloccare là. Perché sbaglio sempre stanza? Una volta no. 1500 sono là. No, là. Ah, giusto, questi attrezzi servono. Invece questi attrezzi. E dov'è il goblin che si deve occupare di crearle?
aggiungi schiavi ovviamente. Ma se lo prendo gente, se lo prendo. Qua abbiamo scavato, non c'è niente. Nella caverna del fabbro era disponibile una nuova ricerca, una nuova stanza in particolare. So che stanza è, ragazzi, ma non mi interessa. Ovviamente non mi interessa questa stanza in particolare. Per il momento in realtà è utile. Che in teoria è codesta stanza. L'arena. Bella, fantastica, ma non bellissima. Che è una contraddizione di quello che ho appena detto. Ancora una volta, una spedizione d'oro aveva raggiunto una delle città, salvando così una banca. Un'altra città e banche. Abbiamo i ragni, se abbiamo fortuna, ragazzi, dentro ci sono gli amanti, discreta quantità d'oro, quindi speriamo di sì. Viene un po' verito tutto quanto. Il mio tessaglia, come non è stato che il mio fammi favore, ma ci cosa? Scava lì. I nemici sono entrati nel dungeon. I nemici vogliono imparare a farsi un po' di cavoli loro. Questo non è quello di stringere questo qui, non so cosa. Nel sottosuolo. Una buonissima idea, vi prendo anche avanti. Non c'è neanche l'ombra di diamante. Mamma mia, ragazzi, che sfiga. Zero diamanti. Molto oro, ma zero diamanti. E anche un salvataggio automatico, nel momento peggiore. Non proprio peggiore, però, insomma. Ci va sempre il suo tempo. E iniziamo già di lì. Larga. Vabbè, anche qui c'è una discreta quantità di oro, eh. Però non ci sono i diamanti che ci servono. Dove gli mortacci sono sti malettissimi diamanti? Così difficile trovare dei diamanti? A quanto pare sì. Qua più difficile troveremo cicose. No, già. Ah, mi ha sentito sono lenti, eh. Perfetto, perfettissimo. Il male fastidioso non aveva ancora distrutto tutte le città e aveva superato il lasso di tempo che gli sviluppatori gli avevano messo a disposizione per questo compito. Tutto questo non avrebbe fatto bene al suo record, proprio per niente. Aspetta un secondo, non ci sono record? Ok, allora ignora quello che ho detto. Questo è il nostro momento per dirvi che... Uè, ci state mettendo troppo. Molto simpatico come metodo, eh.
Anche se ci sto mettendo un topo perché voglio cercare l'ospedale, non è l'ospedale ma il defibrilla qualcosa. Defibrillamatic. Questi silizi qui non mi fanno le casse e gli attrezzi. Forse sono ancora due. Il male al rallentatore non aveva ancora ricercato la Sfotte Reda. pure. Era una stanza estremamente importante per la potenza d'attacco dell'esercito. Imperdonabile. Sì, è quello che cerco. Facciamo anche un momento di passaggio. E non abbiamo più dove birra. Dove birra, sì. La faccia dell'italiano, gente, eh? La faccia dell'italiano. Qui alziamo una tedesca e la torre del Berrapore se ma per Ok, sì. Comunque cosa io stessi imitando probabilmente mi verrà a cercare. Io male definitivo. Se siete completi altro. E ora che fibrilla matica. Allora, per la invece ci serve che mi dice 1253 sevatoto per fiel, ci manca solo l'olio. Che per qualche strano motivo non sono ancora essendo in quella luce che dovrebbe estrarre. Che nessun video sta scavando qui dove che io avrei dovuto scavare. Facciamo una roba del tipo. Proprio per esclusione un'altra vez gli diamanti siamo qua sopra, perché non credo ci siano molti altri posti. Per me è il dubbio. Trasformiamo questa montagna in una gobiera. No, qui. Ma adesso qui. Ancora una volta divenne necessaria una spedizione d'oro. Dove? Se ce l'abbiamo, non ce È l'abbiamo. giorno di paga. E così non ce l'avremo per mai. Il bello della certa di Dungeon 3 è che i moccicosi sono messi da una finestra a parte dove non ti occupano punti popolazione. Qua sì, quindi ne devi avere pochi, ma non pochissimi. Anche perché ci mettono tre quarti anni a lavorare. Ed ecco fatto. Incantesimi possiamo fare a proposito. Incantesimi abbiamo il male, il vuole morti. Ah, ecco che non ho ancora fatto video per l'orda. Incantesimo importantissimo per questa funzione. E per bene o male altre funzioni del gioco. Minimo di diversi che ce l'hanno. E questo beve la birra. Oh, lavorate schieri. Finalmente stiamo iniziando. Questo in realtà non ci voglio vedere di fare avanti e indietro ogni volta.
butto un coso lì. Qui siamo a posto, qui cos'altro possiamo fare per il momento? Nulla che ci interessi di sapere. Facciamo uscire il nostro esercito. No, allora, aspetta, prima. Spero che nessuno soffra di aracnofobia. È stato scoperto un nido di ragni. Ma noi andiamo avanti. Quindi a me rimane la domanda, dove diavolo sono i miei diamanti? Vabbè, tanto bene, mano. Dimmi che avevi sbloccato il mio. Non l'hai ancora sbloccato. Perché non c'è nessuno che ci sta lavorando. Al lavoro. Dai che ci abbiamo, dai che ci Il abbiamo. potere delle gesta malvagie aveva reso disponibili nuovi oggetti da studiare nella caverna del fabbro. Più La veloce. ricerca era finalmente conclusa e l'altare pronto per essere costruito. Presto le creature così sciocche da morire nel mondo esterno sarebbero potute tornare in vita, sempre che la cosa fosse desiderabile. Ma in realtà è un po' costretto a ritornare in vita, però ok. Chi siamo? Forse qui, ma dimmi che sono qui i diamanti. Sì, in realtà se tutto il tempo che sto impiegando per cercare questi diamanti avrei voluto benissimo investirli. Per fare il gioco. Cosa qui? Oro. I ragni si sono sparpagliati nel sottosuolo. Solitamente se è così grande in giro ci sono i diamanti. Perché non ci sono questi malettissimi diamanti? Va bene. Ma non uscite morsicoso. Ah, non mi ha aggiunto la zia, persone sbagliate, non ti ho sbagliato. Non ci sono morsicoso, basta. Però possiamo fare un Un'altra banca era Starbucket stata mister. salvata dalle generose garanzie del governo. Cazzo mi ricordo che non è un governo americano, cioè sì, è un altro italiano. Neanche l'ombra ragazzi in diamante, eh? E neanche piccolo 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 piccolo. Ah, ma l'ho già fatta, hai giocato cosa, perfetto. Perché ora noi costruiremo. Dove ci andiamo a costruire? No, vediamo più, andiamo a costruire qua. Questa è la così, la codesta arena. E non abbiamo ora per costruirlo, ovviamente. Ah, non siete, ma non è birra, abbiamo alzato un vino praticamente detto di nuovo. Quindi, quando c'è un cerbando finisco il gioco, perché se I no, nemici non si sono finiamo. entrati nel dungeon. Ma i mortacci tua! Di sopra, andiamo. Di sopra. No, ci sono anche i druidi. Vabbè, ci sono questi personaggi. Attacco!
Giorno di paga. E invece non verranno pagati. Sì, io attraverso il piccolo consiglio, c'è sempre un'aria all'interno della vostra base. Ta-ta. Sdrumo in assolutezza una cuffia. I zoccoli. E non vedo animali. Il che mi fa pensare. Sì, adesso non lo sapete, ma i bisogni sono i bisogni. Continuo la serie con in cui mi si farà mai il nome, se ve lo dirò. E giustamente è molto più lungo. Il cadavere scompaia. Ebbene sì, ragazzi, in realtà. Ok. Allora, ragazzi, il fatto è che se il tizio muore per troppo tempo all'esterno e non c'è spazio, il cadavere scompare per sempre. Quindi anche voi capite, ragazzi, che non è proprio il top. Quindi nel dubbio. La città vicino alla foresta e l'accampamento dei boscaioli resistettero bene. Non potevano avere la meglio sul genio tattico del male subdolo. Ovvero mandato per la città fu distrutta dall'Orda. Ora la domanda era: l'Orda avrebbe dovuto iniziare ad abbattere gli alberi? O questo avrebbe fatto infuriare gli elfi della notte? Aspetta, elfi della notte? Gioco sbagliato, scusa. Chi sono gli elfi della notte? Lo sapete, ragazzi, scrivete sotto nei commenti, perché io non ho solito le citazioni, Sono un videogiocatore, ma non così in calletto. Coltellata. Perché mi trovo sempre a combattere due fronti, Cacchio, poi tu mi sono messi... Vito qui, ho questo dovrebbe trovare l'altro. Comunque ragazzi, più andate avanti nel gioco, più grande dovete fare cosa. Il cosa per riportare in giro i tizi. Nel frattempo andiamo a liberare un po' tutte le strade. L'altra banca si trovò in difficoltà e chiese aiuto al governo. Un convoglio pieno d'oro si mise in marcia lungo la Wall Street. Sì, oltre che sapere che strada vogliono fare, mi serve anche molto d'aiuto. Come altra, la mappa è sotto il nostro controllo, quindi bene o male lo scopriamo. L'abbiamo fatto, andiamo al ponte. Perché il ponte di Londra cade. Le città non erano ancora state spazzate via dalla faccia del mondo esterno. Era ora che il male pigro si desse una mossa e risolvesse il problema. Qui vedete, mi torno indietro e voi fate tutta un'altra strada, ovviamente. Mi stai un po' di morire di gente a casa. Non dirmi che dietro c'è? Come tu sei là dietro, scusa?
Un'imboscata. Ovviamente i servi del male definitivo intercettarono anche quella spedizione d'oro. Come anche, abbiamo intercettato solo una. Vediamo un pochettino, sì. Dunque, già se riusciamo ad attaccare senza subire troppe perdite. Uno se busca una freccia nel ginocchio. Attenzione! Se l'altro di questo passo, se riusciamo anche a conquistarci la città fra poco. Io preferirei avere un esercito più vasto. È una questione di comunità, diciamo. È giorno di paga. Più che altro abbiamo vivuto il mio easy year, uscito scomparire. Qui è come se nulla fosse. Quindi prendiamo tu rimani lì e tu vieni. All'attacco! Aspetta, ci vengono soltanto due soldati? Allora, che via, tiro! Rescia! 1906! Ok, la tazza, non so perché si dice una cosa a caso. Non so se ci buttiamo a confitto dentro una città, ce la prendiamo solo. Mia orda, mia gloriosa orda. Sono sotto il cabino. Cioè sì, è occhio. È morto un nago, che male. Due naga malissimo ancora di più. E non ho altro, forse in un'altra. Il meteo di oggi. Nuvoloso, con possibilità di precipitazione di orchi sanguinari. Altri gli orchi sono morti, però ok. Ho appena mandato al macello il mio intero esercito. Yeah! E perché non ho? Perché vuole che non ho? Scusate. Allora, qui non avete cosa per stare qua vicino, quindi ci mettete di più. Però non ho una scusa per non farmi avere il mio oro. Però che peccato. Ma ecco, abbiamo scavato. Perché peccato che non ho trovato la fabbrica di diamanti. E mi sa che mi sono appena scomparsi delle unità. Quello non succede. Sì, mi sono scomparse le bellissime unità. Ci metto un attimo così di tempo a ritornare, eh.
Vediamo cosa succede. Dovevo andare a costruire, sì, ma è, no. Si è aperto l'intero computer praticamente. C'erano ancora delle... Ancora una volta divenne necessaria una spedizione d'oro. Ok, la tavola si è bagato tantissimo. Con il volume. E ha messo bene male testa. Sono già le 3:30. Non sembra aver iniziato così tardi. Va bene. Non ho costruito ciò che devo costruire. Doveva ancora espandere l'arena per renderla veramente utile. Un ring per i combattimenti avrebbe potuto migliorare una delle sue creature e allenarla a combattere ancora meglio. Le attrezzature da allenamento avrebbero permesso ai suoi servi di rilassarsi e non farsi prendere dalla noia. Questo non ci sono davanti, cioè avevo semplificato il lavoro anche tutto quanto. Ci voglio anche andare, si è investito molto del mio, delle mie risorse per niente. Voglio arrivare a... Andiamo a tirare questo cappellotto ai tizi. È giorno di paga. Vai tu. Ma anche no. Dai, su, Elena, è veloce. Andiamo qui. Ora massimo 120. Isolare. 500. Dai, su, 25. No, ok, sì, vai, perfetto. Quindi venne costruito questo qui. Un ring per i combattimenti. Il male riservato afferrò subito una delle sue sventurate creature e la lanciò al suo interno affinché venisse addestrata. Sembra strano, vero? Però è proprio ciò che accadde. Una delle creature si trovò nel ring per i combattimenti e dopo essere stata convinta dai persuasivi poteri della violenza, iniziò l'addestramento malvolentieri. I persuasivi poteri della violenza. Ironico. Una spedizione d'oro raggiunse una banca in difficoltà.
il conseguente boom economico attirò immediatamente alcuni eroi. Quindi ovviamente qua fai, non so, un po' d'oro e tutti gli eroi vengono qui. Mi sembra giusto. Stavolta poi c'è un pentagono incredibile. Missione compiuta. Una creatura aveva terminato l'addestramento e si era evoluta. Soddisfatto, il male definitivo si diede una pacca sulla spalla. E ora è il momento di iniziare ad attaccare, se solo avessi l'ho per potenziare i miei uomini. Quale mi piace quello si voglia. Ah, quindi mi stai dicendo che mi è morto anche il capitano, l'unico capitano che avevo? Che bello. Per il momento non è che ho possibilità di avercelo, sostanze sbagliate. Perfetto. E ragazzi, abbiamo fatto un'ora di registrazione. Record personale. Le città erano come frutti maturi da cogliere. Il male definitivo radunò le sue creature per risolvere la questione. Appena avrò un altro capitano lo farò. Non so se quindi questo si trasformerà. Nel dubbio. Andiamo qui. E non abbiamo oro. E oro ce l'abbiamo. Una registrazione, ragazzi, è la prima volta avere cosa con te, un'ora di registrazione. Mi sto prendendo la pagina di fianco del gioco. Del gioco e del computer. Perfetto, abbiamo un tizio. Un secondo capitano. Oh capitano mio, capitano. Mai visto come film, essere sincero. Posso dire che è bello. Muoviti. Sì, molto bene. Sento il potere, potere illimitato, potere. Oh, lui se Palpatine faceva veramente così. Potere illimitato, potere. Su forza, secondo il mio capitano. Sì, schiaffeggiavano più veloci. Cioè, sapete che non un colpo, ha detto che non c'ho più voglia. E anche se questo è piccolo, mi dico quanto è piccolo questo esercito. Non vi mentirò, ragazzi, ma me lo aspettavo un pochino più grande. Sono troppo. Invece te voglio che diventi un'altra cosa. Poi andiamo ad attaccare qui.
Dico, volevo andare a far fare subito fuori la città grande. Vabbè, che peccato. Un'altra banca chiese l'aiuto del Appena ci sono i miei governo. soldati. Immediatamente una spedizione d'oro si incamminò lungo la Wolf. È ironico se non Il ci piccolo sono più villaggio città. di pescatori oppose poca resistenza al Lord. Il male, dubbioso, scacciò subito il pensiero di far lavorare i pescatori per sé. Temeva che l'Horda si sarebbe abituata a un cibo tanto delizioso. Quasi perfetto. Seriamente cominciano a dubitare dei miei uomini, dei miei ali mortacci, insomma, vabbè. Alleluia. Cioè, vuoi veramente che finiamo il lavoro? Vuoi che finiamo il lavoro? Nonostante al tavolo non ci sia più niente che ti possa ostacolare. La città vicino alla cava non resistette all'orda e cadde vittima di quei guerrieri assetati di sangue. I sopravvissuti avrebbero potuto continuare a lavorare nella cava, ma l'avrebbero fatto in catene per il piacere del male sud. Missione compiuta. Ora l'unicorno adornava la mensola del caminetto del male definitivo. Le città giacevano in rovina e Wall Street era occupata. Il 99% degli obiettivi erano stati completati. Aspetta, no! Il 100%! Eccellente! Bene ragazzi, dopo praticamente un'ora e passa, ce l'abbiamo fatta per questa missione, quindi io vi saluto e ci vediamo.